Buongiorno, benvenuti sul mio canale. Questi sono 3 minuti a me dedicati e io sono Francesco Cappello. Ieri vi ho ingannato. Sono un cattivone. Ieri è andato in onda un coccodrillo. Semplicemente è un video pre-registrato che viene usato nel momento in cui non c'è possibilità di registrare un video per quella giornata. C'era fortunatamente un video pre-registrato, quindi quello che, come avvengono questi video, era stato registrato giorni fa, parecchi giorni fa, e tenuto in sospensione fin quando non è servito, appunto ieri. Ieri non ho avuto proprio un attimo di tempo per pensarvi. Quindi, di che cosa parliamo? Ho notato che parlando di Amazon Go non ha suscitato l'interesse. Parlando dei giubbotti, ho fatto una trentina di visualizzazioni. E quindi parliamo di nuovo di Movimento 5 Stelle, perché a quanto pare il Movimento 5 Stelle è pruriginoso, nel senso che l'argomento piace, l'argomento interessa, perché nonostante tutto gli italiani, o una buona parte di quelli che mi seguono, siano tutti a favore del Movimento 5 Stelle, tutti in realtà vogliono sapere cosa ne pensi io del Movimento 5 Stelle, o comunque cosa posso dire, perché è un argomento che potrebbe attirare o che attira. Dunque, in un minuto e mezzo voglio dirvi che il Movimento 5 Stelle è una rivoluzione tradita, nata per convogliare la protesta degli anni scorsi, e invece che succedessero delle rivolte, o le rivolte in Italia è difficile, però si è avuto lo sciopero del rifornimento del gasolio per una settimana all'epoca, quindi magari qualcuno ha pensato bene di inglobare, di convogliare la protesta tutta su un unico argomento. E quindi magari qualcuno avrà pensato: chi potremmo chiamare per farlo leader di questa vicenda? Ma magari chiamiamo un comico, magari qualcuno avrà pensato di questa genga, di questa cricca, avrà pensato: chiamiamo un comico che si era già battuto contro il potere, contro i socialisti, chiamiamo Beppe Grillo. Ma sì, chiamiamo Beppe Grillo. Quindi Beppe Grillo è stato messo a capo di questo movimento. Che cosa doveva parlare di questo soggetto politico? Cosa doveva parlare questo soggetto politico? Doveva parlare contro la casta, contro i privilegi, contro i politici, contro qualsiasi cosa, seguendo il pensare, il pensiero italiano, cioè del popolo italiano che ce l'aveva contro la casta, contro i privilegi, contro gli stipendi faraonici. C'era all'epoca il presidente dell'INPS che pigliava 20.000 stipendi per 20 milioni di euro, vabbè, io sto esagerando, e quindi fu creato questo movimento. Dove il fesso, perché io mi reputo in questo caso fesso, ci credette. E diede 6 anni della sua vita e poi fu buttato, fu prima preso, masticato, mangiato e poi buttato via come un cencio, come la buccia di un qualcosa, di un frutto, dove prendi tutto del frutto e poi prendi la parte vitale del frutto e poi la buccia la butti via. Ecco, io mi sento una buccia in questo momento. Eliminato, epurato perché indegno, perché sono un pregiudicato, perché ho offeso le donne, perché sono un odiatore razziale, un odiatore seriale. Ecco, sono tutto questo, secondo Luigi Di Maio. Purtroppo ognuno è libero di pensarlo come vuole, come meglio crede. Ciao, buona giornata.